ci sono state campagne sui social media e alla fine Montecalvo è entrato in qualche modo nei luoghi del cuore. E a questo punto sentiamo cosa da dirci il delegato del FAI della provincia di Avellino, l'architetto Troncone. Innanzitutto mi devo scusare per il ritardo, è il primo dovere. Il secondo è ringraziarvi di questo invito al quale ho aderito non in maniera normale ma con un entusiasmo che mi proviene da valore del Trappeto e da una memoria personale, perché io in questo paese e in queste terre ci sono venuto da ragazzo con mio padre, che aveva un'attività di cinema ambulante estivo, e quindi conosco l'Irpinia paese per paese. E rivederla, consentitemi, dopo 60 anni, perché ne avevo 10 allora, già 10, mi fa un'emozione particolare. Una terra meravigliosa, abbastanza intatta, che peraltro nessuno conosce fuori dal nostro ambito. Con questa premessa ho assunto 2 anni fa l'incarico di responsabile del Fondo Ambiente Italiano, perché mi sono posto un obiettivo a fine della mia carriera di fare di tutto per far conoscere questa terra fuori dai suoi confini. Il nostro patrimonio di architettura, di pittura, di folklore, il nostro patrimonio antropologico, di natura, è straordinario. Purtroppo, nascosto, io dico anche volutamente nascosto, sì che si possano poi compiere delle vere e proprie rapine a questo territorio. Noi da 2 anni stiamo affiancando alcune proteste civiche, perché sono proteste che vengono dalle popolazioni, dai comitati, non vengono dalle amministrazioni, devo dire poche amministrazioni hanno aderito, verso quello che sono delle minacce ambientali all'intero Appennino meridionale. Ed è il programma di trivellazioni che voi sicuramente conoscete. Il problema dell'impoverimento, del rischio certo di impoverimento o di inquinamento della più grande risorsa idrica del Mezzogiorno d'Italia. Perché questo territorio, questo bacino idrografico, dà da bere ogni giorno a 6 milioni di persone. Poi li vanno ad alimentare con le autobotti, e ogni giorno purtroppo delle sorgenti vengono chiuse per vari motivi. Questo per dirvi che il patrimonio che è comune è il nostro patrimonio. Noi dobbiamo avere il dovere di conservarlo, ma non per noi, per i nostri figli e nipoti. Perché il FAI si è posto questo problema, di sensibilizzare i giovani, e noi lo facciamo attraverso un lavoro che si svolge in 2 manifestazioni 2 volte all'anno, le giornate FAI di primavera e la FAI Marathon. Cosa sono le giornate FAI di primavera? Sono il momento in cui la delegazione individua dei luoghi, crea delle schede storiche, chiede a delle classi e a dei docenti di mettere a disposizione dei ragazzi. In genere indichiamo, preferiamo dare queste informazioni tra le ultime classi delle scuole medie e le prime classi dei licei, e li facciamo diventare consapevoli del monumento, del bene, dell'ambiente che vanno ad illustrare ai visitatori di queste 2 giornate. I ragazzi innanzitutto rispondono in una maniera incredibile, sono entusiasti di questa azione, ma soprattutto scoprono di avere dietro casa un patrimonio che
nessuno gli aveva mai raccontato prima. Sono non solo meravigliati, ma così felici di poter fare Ciceroni in questi due giorni, che al termine della manifestazione ci dicono: ma perché non lo facciamo una volta al mese? Quindi c'è una risposta di entusiasmo e di consapevolezza da parte dei giovani che, vi dico, è semplicemente commovente. Questo è il lavoro migliore che riusciamo a fare, perché riusciamo con questo tipo di penetrazione a renderli anche un po' sentinelle del territorio, cioè cominciano ad acquisire che devono guardare il territorio con occhi consapevoli. Quindi individuare e partecipare a queste situazioni per le quali poi loro fanno anche delle segnalazioni. Quindi noi stiamo veramente raccogliendo una serie di messaggi che ci vengono dal territorio e che poi cerchiamo di portare a livello nazionale come evento e come problematica. Detto questo, ritorno a Monte Calvo. Il Trappeto. Vi ho detto questa mia vecchia, diciamo, situazione emozionale con Monte Calvo. Oggi io la riconfermo. La riconfermo perché, non perché ho visitato il Trappeto, ma perché ho ascoltato la descrizione che veniva dall'anima, dal cuore di Sorrentino, e io personalmente mi ritrovo con quel bisogno di difendere non quelle immagini. Le immagini ormai lui le ha già difese e ce le ha consegnate, ci ha fatto un regalo incredibile di trasferirci questo patrimonio. Adesso noi abbiamo il dovere di conservare quelle che non sono, attenzione, io non dico che voglio aprire una polemica, quelle non sono case rupestri, quelle erano delle vere e proprie abitazioni di una popolazione con un altissimo senso di dignità e civiltà. A Matera, nei Sassi, le condizioni di vita non erano assolutamente quelle del Trappeto. Lì c'era una situazione di tipo di urbanizzazione assolutamente diversa, violenta, tant'è vero che il proliferare di malattie, una mortalità infantile, delle condizioni di vita igieniche assolutamente improponibili, ne hanno lanciato poi la ristrutturazione. Il valore del Trappeto, secondo me, me ne assumo la responsabilità di quello che dico, è completamente diverso, ma è completamente diverso sul piano della identità sociale, antropologica. Cioè, quello era un sistema di vita del nostro Appennino assolutamente congruente con quelli che erano i bisogni e le esigenze della civiltà contadina. Lì c'era effettivamente anche l'animale da soma, ma nell'ottica di considerarlo una esigenza organica e termica, cioè era organico al lavoro e al trasporto ed era termico negli anni 50, quando io viaggiavo con mio padre, noi vedevamo le persone che venivano a vedere lo spettacolo aperto con il maccaturo in testa e la sedia di paglia che veniva trasportata per chilometri in testa per arrivare in piazza. Qualcuno si portava anche l'asino, cioè l'asino era l'automobile, era diciamo il compagno del trasporto. Noi dobbiamo metterci nella dinamica e nella logica sociale di quegli anni, non quella oggi. Quindi la presenza, diciamo, dell'elemento animale è nella condizione di considerarlo come mezzo di lavoro, mezzo di sostentamento, come sicurezza. Era come il maiale che rappresentava la sicurezza alimentare. Queste popolazioni hanno superato invasioni, disastri, carestie. Lo hanno fatto perché avevano l'economia dell'orto. Questa è l'economia che ha consentito a queste popolazioni anche di rimanere isolate e di conservare un lessico arcaico, ma le hanno consentito di superare tutte le traversie di 2000, io direi forse di 5000 anni di storia. 5000 anni di storia. Allora, il Trappeto è questo segno che non deve essere perso di questa identità che io definisco dell'Appennino, che noi abbiamo il dovere di difendere.
e a me non interessa personalmente che venga difesa facendolo un pittoresco albergo dell'Appennino, no, questo non sarà mai, o meglio, potrà cominciare a funzionare i famosi borghi che vengono, diciamo, trasformati in alberghi o in camere, qui non funzionano perché non c'è sostanzialmente una proiezione esterna di conoscenza di questo valore, perché il problema è legato fortemente alla capacità di fare oggi immagine e messaggio. Certamente c'è internet, ma in un sistema di territorio dove esiste soltanto, immaginatelo, il borgo del Trappeto ristrutturato, non sarà mai sufficiente. Allora, la prima cosa di questa mia valutazione è che bisogna che dovunque ci siano delle mura parlanti, perché io queste le chiamo mura parlanti, noi abbiamo il più grande sito di incastellamento dell'Appennino. Sapete quanti sono i castelli in provincia di Avellino? Sono esattamente 74. Nessuno sa di questa realtà. Sono 74 siti castellari. Queste mura, insieme alla torre di Casalbore, al castello Normanno, posso raccontarveli tutti, ma vivono purtroppo una vita isolata. Questo è l'isolamento drammatico che li rende anche ignoti o poco noti. Allora, la prima cosa è che questo territorio deve fare sistema. Che significa fare sistema? Vi faccio un esempio. È mai possibile che sia sistema la Val d'Orcia? La Val d'Orcia è un sito dell'UNESCO. Per essere sito dell'UNESCO, la Val d'Orcia non riceve regali tipo le trivellazioni. Allora voi capite che il problema, o un altro regalo che hanno fatto all'Appennino, gli impianti eolici. Il vento è un patrimonio di tutti, lo sfruttano delle società private che rivendono la corrente prodotta all'Enel, e l'Enel poi è costretta a costruire centrali di accumulo fortemente inquinanti, perché lavorano con batterie di zolfo fuso, per raccogliere energia elettrica prodotta ovviamente in maniera incostante dal sistema eolico, per essere poi disciplinata e rimandata alle centrali nazionali nelle ore notturne, a carico nostro, cioè dalla nostra bolletta. Quindi sono cose folli, è quello che vogliono fare con le trivellazioni, svuotare queste grandi sacche carsiche che sono, diciamo, la conformazione geologica dell'Appennino, perché si sa perfettamente che non c'è del petrolio, degli idrocarburi che possono essere raffinati e ovviamente immessi sul mercato come combustibili o come propellenti, ma verranno bruciati nell'aria per liberare le grandi caverne, cavità carsiche, nelle quali oggi c'è questo materiale, per farne dei depositi di gas metano, acquistato ovviamente in periodi di favore e rivenduto poi a maggior prezzo in determinati periodi dell'anno. Dove lo vanno a fare? Sulla dorsale appenninica, la dorsale sismica più delicata. Ecco, queste sono le follie che stiamo incamerando in questa terra, o meglio sotto questa terra, per i nostri figli e nipoti. Il problema non sarà nostro. Noi lasceremo questo territorio devastato alle generazioni prossime e future. Noi già siamo una generazione che ha fatto delle scelte e per lavorare se n'è andata di qua. È inutile che stiamo a raccontarci favole. I nostri giovani, noi gli stiamo lasciando questa realtà. Ecco, questo sta facendo il FAI. Il FAI sta cercando di aprire gli occhi su queste problematiche. Torniamo a Monte Calvo. Questo posto abbiamo indicato con successo, voi l'avete indicato per la verità, con successo tra i luoghi del cuore. Sono arrivati ben 3 milioni di segnalazioni. È uscita una pubblicazione. Ovviamente immaginate che ci sono stati luoghi che hanno registrato circa 70, 80, 40, 30 mila segnalazioni.
La provincia di Avellino, noi stiamo battendoci perché vogliamo creare un delta di percentuale tra popolazione residente e segnalazioni, perché altrimenti diventa impossibile competere con regioni o città o luoghi che hanno circondario abitativo enorme. Comunque il Trappeto, siete stati bravi, ne ha raccolte 1538. Significa che il terzo dei luoghi indicato all'attenzione. Il FAI gode di un certo plafond che mette a disposizione un pool di banche che sostengono il FAI istituzionalmente e il gruppo che fa capo a Banca Intesa. Ogni anno vengono scelti con, diciamo, questo concetto delle segnalazioni che superano le 10.000 unità e ricevono un contributo gratuito per la messa, diciamo, in ripristino del bene. Capite che siamo molto lontani da questa operazione. Però questo non significa che io personalmente non voglio lavorare per il Trappeto. Io farò in modo tale da portare un minimo di esperienza che ho nel settore, perché il problema del Trappeto intanto lo abbiamo già collocato nella prossima giornata FAI di primavera, in quanto merita il Trappeto ed il Castello Pignatelli meritano di diventare un luogo segnalato a livello nazionale. Quindi ve lo annuncio, l'ho già, diciamo, anticipato agli organizzatori, al carissimo Antonio Suglia, che è stato un po' la persona che mi ha per prima contattato. Io farò di tutto per... è già stato dichiarato a Milano, quindi avrete questa opportunità. Dovete ringraziare il Trappeto, perché veramente è un qualcosa che merita. E poi cioè gli amministratori, io dico, avete una possibilità, e non capisco perché non sia stata, non amo dire le cose per aprire polemica, assolutamente, ma questi interventi in altri luoghi sono stati anche realizzati con fondi europei. Quindi quello che a me sembra molto, diciamo, anomalo è che un patrimonio del genere, che sostanzialmente non è ormai privato, credo che sia sostanzialmente un patrimonio che sia ritornato nel novero dei beni pubblici, è praticamente l'unica soluzione idonea per poter essere presentato con una cornice di inquadramento. Quello che si è fatto, ecco, Matera ha dovuto avere delle leggi speciali che sono cominciate con quel famoso, diciamo, quel libro denuncia che è il libro di Levi, Cristo si è fermato ai poli, sono state poi visitate da De Gasperi, che rimase inorridito dalle condizioni di vita e insieme si creò in quel momento, insieme a Togliatti, si creò una situazione istituzionale di assoluta concordia, per cui immediatamente fu varata la legge speciale per Matera. Stiamo parlando comunque di un iter che è cominciato nel 62 e l'intervento di piano regolatore è stato varato nel 1982, quindi 20 anni di gestioni di leggi speciali per Matera. Al Trappeto la soluzione tecnico-finanziaria può essere completamente diversa, perché se il patrimonio è pubblico e il progetto nasce con una visione di bene dell'umanità, perché quello è un patrimonio dell'umanità, l'attingere ai fondi comunitari è una strada non solo, diciamo, primaria, ma è addirittura una strada da considerare l'unica. E quindi poi lascio a voi, diciamo, il problema: perché non è stato fatto? Io non lo so, immagino forse una leggerezza. Allora, la mia venuta qua è per chiedere, poi sostanzialmente, perché sembra strano, ma sono io a farvi le domande, ma
Monte Calvo ci crede nel trappeto? Non è provocatoria, ma è per spronarvi a dire che il FAI vi farà tutta la pubblicità e lo spazio, ma il FAI è volontariato, cioè noi siamo dei volontari prestati all'attenzione di questo patrimonio italiano. Lo facciamo ovviamente facendo e mettendo in risalto in alcune manifestazioni questi beni, ma se questi beni non ce la faranno ad entrare in un numero di segnalazioni, perché purtroppo sono tantissime le segnalazioni in Italia, voi vi rendete conto che il privato riesce a fare quello che non fa lo Stato per i beni? Purtroppo c'è questo dramma. Allora, io vi posso dire che il FAI può fare quello che voi vi sperate, ma dovete sapere che c'è una corsa di tante altre situazioni, sono anch'esse di pregio. Allora non dovete illudervi che da soli il trappeto col FAI riuscirà a trovare una forma di finanziamento. Il messaggio è un altro, l'esperienza mi dice che vi debbo indicare un'altra strada, che è una strada assolutamente prioritaria, e il trappeto ha tutte le caratteristiche per meritarsi, perché è la vostra storia, non è la mia storia, il trappeto è la storia di Monte Calvo, i vostri progenitori vengono da là, e io sarei una persona indegna di poter dire che questo ambiente non deve essere salvaguardato. Quindi aiutatemi a trovare in voi stessi una forza organizzativa per poterlo, diciamo, rilevare, disegnare, e cioè siamo disponibili ad aiutarvi in questo, però l'operazione deve essere inquadrata in un canale che può essere solo quello dei fondi europei. Vi ringrazio.